Volevo strutturare una storia che fosse d'impatto, ma che fosse anche divertente, allegra, sopra le righe, una commedia, insomma, che potesse però arrivare a tutti con un messaggio molto importante, un messaggio drammatico, ma raccontato in maniera leggera. Amici, primo giorno di riprese del regalo più bello. Domenico Bernardini. Domenico Bernardini che ci ha dato l'ok per questa avventura. Ci mancherebbe. Certo, non è che la scuola sia aperta a chiunque voglia venire a fare qualunque, al contrario. Bambini, il tema di oggi è le vacanze di Natale. Avete 60 minuti per svolgerlo a partire da ora. Avete 60 minuti di tempo a partire da ora. Lo fai una così. Avete 60 minuti per svolgerlo a partire da ora. Cambiamo lente, vai, questa è buona. Buona. Carino. No, a me piace molto e insomma, sicuramente se trova il canale giusto può anche diventare un film. Nature. Non è meraviglioso? Io vado sul pesante. Devi sentire sta canzoncina? Stendi panni, bo bo bo, asciuga il sole. Non faccio Stendi panni, tolgo. Un commento sul film è che io sono molto felice perché non mi aspettavo una cosa così geniale. Secondo me è geniale ed è innovativo. Perché comunque in Italia non c'è una cosa di questo genere, con effetti speciali, sopra le righe, però sopra le righe giusto, sopra le righe divertente, che ci sta, secondo me. Un po' alla Ally McBeal, a queste cose americane un po' diverse, che in Italia non esistono. Mi piace il brodo, il pesce, il maiale, viva viva, buon Natale! Papino, si mangia un brodino. Con mamma e papino, buon appetito e viva Martino! No, potrebbe dire lui, con mamma e papà andiamo a mangiare. Con il pollo e con la triglia, viva viva la... Famiglia! Questo è notevole! Taglia! Con il pollo! E con la triglia, viva la famiglia! Quindi mi sono trovato in un'atmosfera innanzitutto di grande professionismo, di grandissimo affiatamento tra il regista, i tecnici, gli attori, e questo poi credo che conti alla fine sul risultato del film, insomma del prodotto, sulla qualità, e che ho visto, almeno insomma, dei pezzi, che mi sembra molto 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 divertente. Ricorda moltissimo un certo genere di commedia per ritmi, per situazioni, che sono molto dinamiche, una commedia, ecco, stile molto americano. Ci piace uno prima. Amore, sei contenta del nuovo phone che ti ho comprato? Questo è un grande mazzo. No, così poco. I biglietti. Pronto! Io lavoro fino alle 9:30 ieri. Ma guarda, ti spiego, vai, andate a te, vai! Sto litigando con il mio computer. Vediamo cosa c'è scritto sull'ordinanza del giudice, va bene? Stronza. Ma ha detto stronza. L'hai detto stronza? L'ho detto stronza? Sì, ho detto stronza, ho detto quello bene. L'hai detto stronza, ti bacio. È geniale! Che meraviglia! Te prego, quanto vado! La prossima volta una donna di classe raffinata voglio fare. No. Diciamo prostituta, però di alto colpo. Ah, okay. 7 prima. Buona. Azione! No, eh! Allora ci andiamo noi con i miei figli. Se gliel'hai promesso, diglielo un po' tu, Renzo! E dai! Stop. È
Rifacciamo che si deve vedere più il seno. Io testo padre. Più tette, più tette. Eh no, allora ci andiamo noi con i miei figli. Se gliel'avevi promesso, diglielo un po' tu, Renzo, e dai. Molto simpatico, molto ironico, demenziale per certi risvolti. Effetto scenico straordinario. La scena qua sotto si mette a disegnare sul quaderno e a scrivere le cose e poi ce la giochiamo dopo. L'importante è l'azione che lui fa, ce le giochiamo tutte qua sul letto. L'unica cosa è quando lui si gira guarderà questa parete che può essere anche qua, ce la possiamo far sfalsare. Io sono a posto. Vai. Aspetta, fai passare la signora, così vi diamo il tacchetto. Io sono pronto. Martino, solo tu, come tutti gli anni, un regalo. L'esperienza sul set è stata molto bella. Mi è piaciuto, diciamo, il ruolo dell'attore. E da grande vorrei fare questo lavoro. E più che un lavoro, a me piace come divertimento. Allora, l'attore come hobby, mentre il chirurgo come chirurgo plastico, come mestiere. Mentre la scena che mi è piaciuta di più è stata la scena quando io con il rossetto ho baciato la camicia del papà. E molto di più mi è piaciuta anche la scena della mamma, quando ho combinato non so cosa al forno e la mamma è andata con i capelli dritti. È bello, potrebbe aprire una grande polemica, perché si è alla ricerca di sani principi in questo momento, dove invece tutto sembra essere così facile. Lasciarsi e prendersi è questione di un click tramite internet. Quindi potrebbe aprire delle grandi belle polemiche. Secondo me hai azzeccato appieno il tema. Stavo per fare la scena della madre che arriva su pattini a buttare fuori il marito di casa. Allora, per questa scena, i cambi d'abiti facciamo. Lei normale con la paranza, con il mestolo. E ancora il mestolo. Con il mantello sulle spalle è ancora il mestolo. E la quarta così, tipo, così. Tutta chiusa però. Il regista così è proprio serio. Noi non siamo più una famiglia felice! Senza stoppare, continua che fanno, ci piace. Fanno un po'. Così è, con il tornato felicità. Le tematiche che ho voluto affrontare nel regalo più bello fondamentalmente sono due, che potrebbero essere anche fonte di dibattito e di discussione. La prima riguarda il consumismo, cioè che spesso i genitori, una volta separati, fanno a gara per comprarsi l'amore per i figli. E l'altra cosa è il fatto che la tematica che io volevo affrontare sul finale non era tanto il fatto che Martino è un bambino felice perché i suoi genitori sono insieme, ma che l'importanza è che i genitori siano uniti insieme, a prescindere se sono insieme ancora realmente o no. L'importante è che il bambino senta l'amore dei genitori. Già finito il film, applauso! Grandissimo! Tizio vuole l'asciuga! La produzione ti fa un regalo! Prego, apri pure! Guardatemi e non ve ne pentirete!